Volevo fare solo un'osservazione, diciamo, due delle cose che si sono dette finora. La prima è quella sulla come approcciare questo tema. Io sono molto d'accordo con Cumo. Vorrei esprimere una tesi un po' eterodossa. Noi riusciamo a fare 3 centrali nucleari negli anni 50 e 60 perché mancò una regia unica di questa questione. E ci fu una forte concorrenza che poi ha avuto sviluppi anche tragici, lo sappiamo nella storia elettrica e del paese, però allora ci fu una competition, diciamo, tra i soggetti fondamentali che si prestarono a creare quelle attività che portò nel giro di 4 anni alla costruzione di 3 centrali. Ognuna di queste durò 4 anni la costruzione, cioè quasi un record, diciamo, per quello che poi è stata la storia dell'Italia nelle grandi costruzioni. La seconda osservazione riguarda il tema delle compensazioni. Io credo che noi dobbiamo rovesciare la filosofia, come hanno detto molti a questo tavolo, e non immaginare di compensare un rischio dichiarato, ma creare, io sogno un paese dove si possa con qualche procedura pubblica creare addirittura, mettendo insieme responsabilità e concorrenza sugli aiuti, addirittura anche un meccanismo di incentivazione. Vorrei che ci fossero territori che comincino ad apprezzare che cosa significa in termini di una serie di incentivazioni che si possono immaginare. Naturalmente la localizzazione di un grande impianto di questo tipo è la cosa verrebbe per tutte le altre grandi infrastrutture che si vanno a localizzare. Quanto all'Ansaldo, vabbè, molte cose le ha dette Airaghi all'inizio. Noi siamo riusciti in Italia a mantenere qualcosa di più di una fiammella produttiva sul tema del nucleare. Pochi sanno che oltre a quello che ricordava Airaghi, cioè la partecipazione diretta di Ansaldo in consorzio con i canadesi dell'AICL alla costruzione delle due unità di Cernovoda, l'Ansaldo oggi insieme alle altre aziende italiane, la Camozzi e la Techint, è direttamente impegnata in una partnership forte con gli americani giapponesi della Westinghouse Toshiba nella costruzione dei 4, per me, diciamo, come dire, allo stato dell'arte di reattori di nuova generazione di cui si parla oggi e su cui l'Ansaldo ha dato un contributo nel cuore tecnologico del sistema. Il Vessel, alcuni aspetti e componenti dell'isola nucleare e così via. Quindi un presidio forte, oltre che ad attività di service su cui l'Ansaldo è oggi impegnata in molte centrali esistenti, soprattutto nell'est europeo. Quindi qualcosa di più di un presidio tecnologico. Vorrei chiudere con una osservazione a Franco, che per me è un maestro e lui lo sa, sul punto di con chi allearci e che cosa scegliere nei prossimi mesi. Io credo che noi dobbiamo come paese invece mantenere ancora uno sguardo aperto sulle tecnologie. Io non sono convinto che oggi noi dobbiamo, diciamo, precorrere i tempi e correre all'abbraccio con i francesi. Credo che sia utile che i decision making della situazione si facciano un'idea precisa di quali sono effettivamente le tecnologie di cui si può discutere oggi per quanto riguarda un'eventuale opzione nucleare. Per me quella della cosiddetta dell'AP1000 su cui noi siamo impegnati è una tecnologia che forse si attaglia anche meglio a delle caratteristiche localizzative del nostro paese, non è un mega impianto, non è di 1600 megawatt come quello francese, non ha bisogno di enormi quantità di acqua per essere diciamo alimentato e gestito, ha meno problemi dal punto di vista delle aree su cui di localizzazione che lo possono vedere impegnato. Quindi io direi che su questo noi dobbiamo mantenere un occhio aperto e una qualche possibilità anche di discutere. Sappiamo che con i cugini francesi si discute meglio se ambedue abbiamo qualche arma dalla nostra parte, altrimenti io dico sempre che altrimenti la differenza che c'è tra collaborare con i francesi o scegliere per esempio un'altra strada è quella che passerebbe tra avere un offset, come si dice in questo paese, cioè una qualche concessione di quantità di lavoro perché ci impegniamo a localizzare gli APR, e avere invece una partnership in cui l'industria nazionale può crescere nel cuore tecnologico del sistema e può farsi le ossa, diciamo, per costruire anche il nucleare prossimo venturo, oltre a quello che ci impegniamo a costruire fin da adesso.
Però vorrei che non venisse sottovalutato che quando parliamo di nucleare non parliamo solo di energia, ma parliamo anche di tecnologia e di industria. E a questo punto si tratta di capire dal punto di vista di paese che cosa possiamo fare. Onestamente devo dire, senza entrare nel merito delle filiere, mi sembra assolutamente prematuro, noi dal punto di vista industriale abbiamo lavorato con un partner internazionale e non con altri. Non mi sembra il caso, e devo dire che il discorso sulla filiera non l'ha introdotto Dinopoli, ma l'ha introdotto Franco Bellona prima, quindi mi sembra giusto che lui lo abbia evocato, io credo che questo vada tenuto in considerazione.